Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Per chi mi ha seguito, precedentemente avevo preannunciato che avevo fatto degli acquisti, per me era come Natale, e che finalmente avevo trovato la compatibilità tra questo prodotto e il mio citofono. Ebbene sì, sto parlando del Ring Intercom. Come vi ho messo già un video, vi basterà semplicemente andare sul sito Amazon, inserire Ring Intercom, sotto c'è scritto verifica la compatibilità. Guardatevi il video e semplice, risponderete a 5-6 domande e vi dirà se il vostro citofono è compatibile. Non perdiamo tempo, apriamo subito la confezione e vediamo che cosa c'è al suo interno. Il cacciavitino, Ring Intercom, il cavetto USB per poterlo ricaricare, i tasselli e i cavetti per poterlo collegare al nostro citofono. Se non ricordo male, nella precedente versione c'erano molti ma molti più cavetti. Probabilmente hanno capito che mettere tanti cavetti probabilmente non serviva molto, quindi hanno preferito farne un unico connettore con molteplici cavetti, e questo dà la possibilità, in base al nostro citofono, di effettuare un'installazione molto più veloce. Per poterlo aprire, nella parte posteriore c'è una fessura, vi basterà inserire il dito, tirate e si apre, è magnetico, ci sono dei magneti. Qui trovate la batteria con la linguetta di sicurezza. Per poter estrarre la batteria, togliamo la linguetta, per poter estrarre la batteria, dicevo, basterà premere su questa linguetta e la batteria si estrae. Anche questo prodotto viene venduto con eventualmente un pack di carica batteria, batteria aggiuntiva. Insomma, ci sono vari starter che vi danno la possibilità di poterlo configurare. Io nel frattempo ho tolto la linguetta, non so se si vede, se è accesa una luce blu nella parte centrale, e questo vuol dire che è pronto la configurazione. Scansionato il QR code, vi fa aprire la app Ring, entriamo, mi chiede se voglio delle notifiche, naturalmente sì, creo l'account e ci vediamo dopo. Molto semplicemente, per creare l'account, come vi dicevo, fate la scansione del QR code, vi chiederà tutta una serie di dati, voi li inserite fino ad arrivare ad inserire la mail e l'account di Amazon. Una volta effettuata la configurazione, vi viene fuori questo e ci dice configura un dispositivo oppure chiedi l'accesso a dispositivi Ring. Noi facciamo configura un dispositivo. Ci chiede di scansionare il QR code che è posto dietro il prodotto Ring Intercom, lo rileva e ci fa continuare. Noi lo aggiungiamo a casa, continuo. Adesso inserisco qualche dato e ci rivediamo dopo. Vi chiederà di inserire l'indirizzo di casa. Adesso gli diciamo a quale ingresso il dispositivo deve controllare l'accesso. Gli diamo l'ingresso. Adesso ci dice di caricare la batteria, cosa che sto facendo. Accendiamo il dispositivo inserendo la batteria naturalmente e verifichiamo che la luce blu stia lampeggiando. Preso il prodotto, si inserisce la batteria con la linguetta in questo senso, si sente un clack, si accende. Quando inizierà a lampeggiare, cominceremo con l'installazione. La luce sta lampeggiando in blu, quindi possiamo anche cliccare, e qui ci avverte che naturalmente andrà connesso alla rete Wi-Fi. Ci dice che la connessione è riuscita, sono usciti tutta una serie di pop-up, operazione riuscita, Ring Intercom è connesso a una rete. Naturalmente quello che non vi ho fatto vedere è l'inserimento della password. Stai per installare il nuovo dispositivo di controllo degli accessi. Con Ring Intercom gli ospiti autorizzati possono entrare nel tuo edificio. Altra comodità di questo prodotto. Facciamo continua. Verifica automatica degli ospiti affidabili. Attiva la verifica automatica e non perdere nessuna consegna Amazon. Questo magari lo vediamo più avanti, facciamo continua. Mi ha chiesto l'indirizzo per le consegne, io l'ho confermato. Nel frattempo lì si è accesa una luce accecante. Invita i... no, per ora non invito nessuno. Configuriamo Ring Intercom. Qui dice che ci vorrebbero tra i 20 e i 60 minuti, io spero molto meno, perché sennò c'è da spararsi, no, a parte gli scherzi. Inizia l'installazione. Vedete, perché io non vi ho fatto vedere nel precedente video perfettamente come venivano connessi i cavi, perché lo dice anche qui. Lavorerai con dei cavi elettrici durante il processo di installazione. Se non ti senti a tuo agio con questo genere di operazione, contatta un elettricista professionista. Quindi sono sempre consigli un po' particolari da dare. Comunque,
andiamo avanti, dice di rimuovere la custodia del citofono, semplicemente è appoggiata, trova la marca del tuo citofono, quindi scegliamo la marca e il modello, immagino. Allora, io ho un Comelit, eccolo qui, scegliamo il numero del modello, che nel mio caso ha la sua bella etichettina, vediamo se riesce a metterlo a fuoco, è scritta qui. Quindi se per caso cercate, dovrebbe essere qui. Quindi adesso inserisco questa informazione, 6721W, fate sempre un'ulteriore verifica, usa il cavo incluso per eseguire i prossimi passaggi. Se ti serve una maggiore lunghezza, puoi delicatamente staccare i singoli cavi uno dall'altro. Facciamo continua. Fai passare i cavi dietro l'unità della parete attraverso l'apertura. Questo è per una comodità, semplicemente. Prendete il cacciavite in dotazione, facciamo passare i cavi nella parte posteriore. Come indicato, ho allentato un po' la staffetta qui e ho fatto passare il mio cavetto. Poi, se andiamo a vedere, qui dice: senza scollegare i fili esistenti, allenta leggermente le viti della porta. Assicurati di aver inserito completamente i fili prima di serrare le viti, usando la testa piatta del cacciavite incluso. Potresti non dover usare tutti i fili. Qui dice di inserire il cavo C9 nella porta L e il cavo C10 nella porta L. Io non sono un elettricista, provo a vedere un po' più da vicino, quindi vi lascio un attimino in stand by e ci vediamo dopo. Come mi viene indicato, ho inserito il cavo C9 e C10 nella porta L. Le porte L sono queste due nel mio caso. Io le ho inserite in questo modo. Adesso verificherò che siano corrette, perché ho messo la C9 nel primo e la C10 nel secondo. Quindi sarà da verificare. Facciamo continua. Ricontrollata la configurazione del cabraggio, l'errata installazione di questi casi può causare danni al sistema del citofono, al dispositivo Ring Intercom. Verifica accuratamente che i fili installati corrispondano alle porte indicate. La LL, quindi teoricamente, vediamo un po'. Andiamo avanti. Assicurati che i fili siano fissati saldamente. Prova a tirare delicatamente, è la prima prova che ho fatto, vedete? Non si muovono. Facciamo continua. Connetti il cavo al Ring Intercom. Quindi c'è questo cavo da inserire nella parte posteriore del Ring Intercom e ci rivediamo dopo. Sto andando ad inserire il cavetto all'interno del Ring Intercom. Facciamo continua. Adesso mi dice di montare il Ring Intercom sulla parete accanto al ricevitore. Allora, faccio tutti questi passaggi che sono il fissare questo al muro, rimettere poi la copertura sul Ring Intercom e ci vediamo dopo. Ho attaccato col biadesivo che è già attaccato al Ring Intercom il prodotto, ho messo la sua custodia, andiamo avanti. Bisogna reinserire la custodia del citofono e assicurarsi di serrare bene le viti, naturalmente. Ho premuto il tasto sul cellulare, facciamo il test, mi chiede se lampeggia la luce verde, io gli dico che la luce lampeggia e a questo punto bisogna andare giù e provare a citofonare. Ok ragazzi, adesso vi aggiorno su tutto quello che è successo. Ho avuto qualche problemino, si fa per dire, con i collegamenti, ma adesso rispetto alla versione precedente è diventato molto semplice da installare. Ti guida passo passo, l'applicazione ti dice come mettere i cavi, fatta l'installazione ti fa fare dei test, funziona tutto. Alla fine avevo problemi, io ho due portoni. Poi questo è un tipo di citofono digitale e ho due portoni da aprire. Citofono al primo portone, apro, citofono al secondo portone, apro di nuovo. Il primo poi è un videocitofono, quindi ho detto, caspita, perfetto. Alla fine non mi apriva il primo portone, diciamo, e quindi ho contattato l'assistenza. Rispetto ad una volta che l'assistenza era un'assistenza tra virgolette, perché non faceva altro che mandarti avanti nell'applicazione, ti diceva di rifare i collegamenti, di controllare, adesso invece c'è un'assistenza o via mail, oppure li potete contattare telefonicamente e sono sempre aperti tra le 8 del mattino e le 20, quindi ottima assistenza, su questo non posso assolutamente dire nulla. Una ragazza gentilissima mi ha guidato passo passo facendomi disinstallare il prodotto, reinstallandolo, tutto quanto insieme abbiamo fatto. Sono andato giù, ho fatto il primo test al portone che mi interessava, ma lì non funzionava. Allora mi ha detto, perfetto, provi il secondo. Ho provato al secondo portone e
funziona. Quindi ricevo la notifica, posso parlare con l'interlocutore, posso aprire anche la porta. Il problema è che a me del secondo portone qui sotto, sinceramente, non me ne può fregare di meno. Mi interessava aprire l'altro portone, quello dell'ingresso, perché è l'interfaccia con la strada. Quindi se già apro quel portone, so già che la persona che entra è una persona autorizzata ad entrare. Niente, purtroppo mi ha detto che, allora, se avete un citofono, ascoltate bene perché questo è importantissimo, se avete un citofono analogico, quindi quelli ancora con la cornetta senza display, senza mille tastini, non c'è nessun problema. Ci sono più cavi di collegamento, quindi potete controllare tutti i portoni che volete. Ma purtroppo, per quanto riguarda i citofoni digitali, potete avere solamente un portone che si può aprire. E la sfortuna ha voluto che quello autorizzato, quello connesso che può essere aperto, è quello che a me non interessa. Quindi mi ha detto, per adesso non si può fare nulla. Non ci sono impostazioni da poter settare per scegliere il portone, perché i cavi al dentro sono due. Quindi mi ha dato anche una spiegazione tecnica del perché non si può fare rispetto all'analogico. E quindi, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma io rimanderò indietro questo prodotto, perché come vi dicevo, la ragazza alla fine mi ha detto ci potrebbero essere degli aggiornamenti, perché i nostri ingegneri stanno lavorando per rendere sempre più compatibile il Ring Intercom con tutti i citofoni, però mi ha detto potrebbe passare 6 mesi, un anno, e no, sinceramente ottimo prezzo, ne vale la pena, potrei anche tenerlo, ma ripeto, aprire il secondo portone non me ne può fregare di meno. Quindi, quando effettuerete l'acquisto, state veramente attenti. Se avete un citofono digitale con due portoni, molto probabilmente vi aprirà il portone, quello più vicino all'abitazione, e quello esterno non potrà comandarlo. Quindi, ragazzi, alla conclusione del video, prodotto ottimo, eccezionale, hanno migliorato tantissime cose a partire dall'assistenza, che sono stati veramente scrupolosi, siamo stati in linea in 38 minuti e non ha mai assolutamente dato segno di cedimento. Io sinceramente dopo 38 minuti con un cliente, e non è facile a distanza dare tutte le indicazioni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda l'applicazione, funziona bene, arrivano le notifiche, ti dà la possibilità di rispondere con una grafica anche che ricorda un cellulare, ti dà la possibilità di scorrere, fare uno scroll, aprire la porta, tutto perfetto, tutto bello, però nel mio caso, ragazzi, io rimando indietro il prodotto, rimarrò connesso con il sito di Ring per vedere se hanno sviluppato qualcosina in più per i citofoni digitali, perché comunque ne erano a conoscenza. Ha detto ci dispiace che lei, quando ha controllato la disponibilità, la compatibilità del Ring Intercom col suo citofono, le ha detto va bene, perché effettivamente va bene, però per la porta sbagliata. Quindi, tirando le somme, rimanderò indietro il prodotto, e io direi che per questo video è tutto, in maniera molto amareggiata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!